Oggi sono a Camerano, questo comune, questo borgo che si estende per una ventina di chilometri a ridosso del Monte Conero. I primi insediamenti in questa zona risalgono all'incirca al Neolitico. I primi veri e propri villaggi invece vengono fatti risalire all'incirca 2500 anni fa. Quindi siamo più o meno nel periodo Piceno. Questo comune ai tempi, questo villaggio ai tempi si chiamava Cameranum. Da queste parti è famoso perché ci sono nel sottosuolo del paese delle grotte ipogee meravigliose. Le andremo a scoprire e ve le faremo scoprire. Una passeggiata nel centro storico di Camerano non può prescindere da una visita a Piazza Roma, che ospita un busto del pittore Carlo Maratti, celebre figlio della località marchigiana. Sulla piazza sorge il Palazzo Mancinforte, dal quale si accede al bellissimo omonimo parco annesso. Procedendo invece lungo via Santa Pollinare, si giunge alla chiesa di San Francesco, datata 1215 e fondata, secondo la tradizione locale, dallo stesso santo. Non vi sono documenti che provino la veridicità di questa affermazione, ma ciò che risulta importante ancora oggi è il portale di pietra originale dell'epoca. All'interno si trovano alcuni dipinti del Vannetti, discepolo del già citato Maratti. Adiacente alla chiesa fu costruito nel 1763 il convento, dotato di un caratteristico chiostro, e il monastero, divenuto in seguito sede del comune. Siamo dentro le grotte di Camerano, siamo qui con Luca che ci accompagnerà un po' in questo viaggio per scoprire questo ambiente veramente meraviglioso. Facciamo un minimo di introduzione, Luca, ai nostri spettatori. Allora, siamo sotto il centro storico di Camerano, a diversi metri sotto, a altezze variabili, perché qua sotto c'è tutto un mondo nascosto dalla luce del sole che si sviluppa praticamente su tutto il centro storico. Siamo in presenza di grotte ipogee scavate dall'uomo nell'arenaria nel corso dei secoli, grotte che sono servite agli usi più diversi. Il primo sicuramente in epoca antica, qua sono state ritrovate delle tombe picene, per cui si pensa che i primi utilizzi siano stati in età classica, come grotte che servivano per la conservazione dei cibi. Poi, siccome l'arenaria si scava, si lascia modellare abbastanza facilmente, nel corso dei secoli sono servite in primis come rifugio per gli attacchi durante le guerre, poi di nuovo come magazzini, come cantine, come punti di rifugio temporaneo durante le grandi guerre, e così via. Qualche anno fa, dal 2008, l'amministrazione comunale ha cercato di mettere a sistema queste grotte, creando dei percorsi di visita, creando quindi un percorso che in continuità potesse mostrare tutta questo patrimonio sotterraneo di Camerano. Quindi adesso faremo una passeggiata sotto le grotte di Camerano, cercando di scoprire quelli che sono i luoghi più belli, più affascinanti, e che hanno un minimo di portato storico da potervi raccontare. Andiamo! Qui, Luca, siamo in una sorta di, non saprei come definirlo, uno spazio circolare contornato da colonne, chiaramente, come ci dicevi tu prima, costruito dall'uomo. Si vede tranquillamente anche, si possono vedere i segni dei picconi addirittura. Sì, questo, come dicevamo prima, è un complesso completamente artificiale e completamente scavato dall'uomo.
Questo in particolare è un grande corridoio che mette in comunicazione due ambienti circolari, uno un po' più grande, uno un po' più piccolo, che è questo che stiamo vedendo adesso. Vediamo subito che intanto sono ambienti a pianta circolare, quindi a cui è possibile associare anche significati diversi da quelli di immagazzinaggio o da quelli di locali per uso lavorativo. Ci sono elementi decorativi come queste con le colonne che state vedendo, per cui si presuppone che parte di questo complesso servisse anche per usi rituali, religiosi o di investitura. Comunque erano dei luoghi dove ci si ritrovava per delle cerimonie, segrete o meno, che avessero una loro importanza e un loro significato. Da qui ci sono tutta una serie di ipotesi che fanno della cultura delle grotte un mondo molto variegato e molto affascinante, insomma. Un punto importante di quest'area, come dicevi prima, è la cupola. Sì, è tutta la geometria di questa stanza che si rifà a dei modelli architettonici monumentali. Il cerchio, la cupola con il cerchio sopra che si ripete e il colonnato fa sì che chi avesse pensato di utilizzare questo luogo lo ha pensato per degli utilizzi particolari, cerimoniali, che pieni di significato, insomma. Mentre altre parti delle grotte sono delle stanze scavate dove probabilmente la loro destinazione d'uso era il magazzinaggio, qua, come in altri ambienti che poi vedremo, sicuramente c'è stato qualche interesse. Qui Luca, siamo arrivati in un'altra sala, sempre circolare, diversa dall'altra, con alcuni dettagli importantissimi, direi. Sì, qui questo è un altro ambiente circolare collegato con quello che abbiamo visto prima. Qua aumenta l'importanza della decorazione, della bellezza architettonica, perché siamo sempre dotati di nicchie con delle colonne più strutturate. Dalle colonne partono dei raggi che in realtà sono i raggi emessi dalla stella che sta sulla volta. In più notiamo che sopra ogni colonna ci sono delle nicchie che probabilmente venivano utilizzate per delle candele, per l'illuminazione, quindi sempre di più possiamo pensare che questo fosse un luogo di ritrovo, confortati anche dal fatto che dentro questa sala c'è un'acustica particolare, in quanto ci sono delle risonanze udibili che fanno sì che i toni della voce siano udibili da tutti i punti sempre con la stessa intensità. Quindi è logico pensare che fosse un luogo di ritrovo per riunioni, per confronti o quant'altro. La sala che abbiamo visitato precedentemente poteva essere anche un luogo di interesse per, parlavamo prima di Cavalieri di Malta, eccetera. Questa sembra completamente diversa. Sì, dunque, questi ambienti, quello che abbiamo visto prima e quello che stiamo vedendo adesso, appartenevano a una famiglia nobile di Camerano che pare fosse iscritta all'ordine dei Cavalieri di Malta. Questo crea molta suggestione, ovviamente non ci sono evidenze storiche. Quello che abbiamo visto prima sembra di più, assomiglia di più al luogo di culto. La volta molto evidenziata con il cerchio ne è la prova. Questo sembra di più un luogo di socialità, di riunioni, di incontri sociali, insomma. Ah,
altra sala circolare, architettura ancora diversa, direi. Sì, questa è un'altra delle sale più belle del percorso Ipogeo. È utile soffermarcisi soprattutto per, intanto si nota una stratificazione nel tempo di elementi architettonici, perché questa è una sala che ha delle decorazioni settecentesche a cui sono stati fatti dei rimaneggiamenti nell'Ottocento in mattoni, come quello che è alle mie spalle. Questo denota che tutto l'ambiente ipogeo era un ambiente estremamente vitale, in crescita, dove le stratificazioni delle ere, delle generazioni che le hanno abitate, sono ben visibili e ci sono interventi praticamente quasi ogni secolo. Rispetto a quelle che abbiamo visto prima, che sono rimaste un po' più vicine a quella che era la loro origine, qui ci sono tutta una serie di strutture che sono state riportate nel tempo, sia per aumentare la funzionalità degli ambienti, sia anche per consentire consolidamenti di tipo architettonico, insomma, fino a ultimi interventi che sono stati fatti nel Novecento, fine Novecento, dove camminando per il sistema è possibile vedere anche dei muri o comunque dei tamponamenti in cemento. Dicevamo prima che anche a livello militare questa sala qui creava una sorta di tranello. Qui ci sono delle storie, delle leggende, sempre senza evidenze storiche, anche perché erano luoghi di rifugio segreto, e c'è un'ipotesi che vuole che questo corridoio cieco potesse essere di inganno eventualmente ad attacchi, perché è possibile pensare che la funzione di questo corridoio che sta alle mie spalle, che è murato alla fine, che è cieco, che non è mai stato aperto, fosse proprio quella di ingannare, se illuminato solo lui, ingannare eventuali aggressori e dar modo quindi a chi stava qua dentro per riunioni, per eventi o cos'altro, di fuggire poi dall'altra parte, insomma. Quindi ci sono anche questi giochi architettonici che danno adito a queste ipotesi difensive legate sì al mondo militare, al mondo delle guerre che in superficie probabilmente potevano avvenire e potevano anche essere cruente. Quindi ambienti religiosi, ambienti militari, ambienti sociali, continuiamo a scoprirli. Siamo arrivati all'interno di una chiesa vera e propria. Sì, questo è un ambiente a pianta ottagonale, pensato per essere utilizzato per culti religiosi. È una chiesa, ha una pianta ottagonale, una colonna ottagonale al centro. Parte di queste strutture murarie originariamente non c'erano, sono state inserite per consolidare la struttura. È dotata di un bel esempio di scultura religiosa, un altare in alabastro molto prezioso che è stato suddiviso in due, cioè una parte alle nostre spalle, a seguito delle ristrutturazioni, dei rimaneggiamenti. In questo luogo è vero, è possibile pensare che fosse utilizzato per messe, per riti religiosi cristiani. Addirittura i vecchi di Camerano ancora ci raccontano come durante la Seconda Guerra Mondiale popolavano le grotte di Camerano come rifugio antiaereo, e qui si veniva messa in questo piccolo ottagono.
qui siamo in una sala invece completamente diversa da tutte le altre, anche proprio per come si presenta. Sì, questa è la sala che ha delle caratteristiche naturali più importanti rispetto alle altre sale, in quanto è non decorata, è scavata nella roccia e la roccia intercetta probabilmente una falda acquifera, per cui c'è uno stillicidio e un ricambio continuo di acqua, per cui è facile pensare che potesse essere usata anche come serbatoio per l'acqua. È molto molto antica, in quanto si possono vedere poi sulla volta delle stalagmiti nascenti, per cui si pensa che comunque siano molti anni che sia stata scavata o in parte fosse naturale e che comunque sia un approvvigionamento d'acqua per le generazioni che ci sono state, insomma. Dentro questa grotta e all'interno della mitologia delle terre marchigiane e non solo, è venuta fuori, leggendo un po' qua e là, la figura mitologica della Giana, che era una specie di fata o strega buona che custodiva le fonti. Quindi ci piace pensare e narrare a qualche turista ogni tanto che questa grotta potesse di notte o ogni tanto essere abitata da questa figura mitologica, dalla Giana, che scende a proteggere l'acqua e a garantire questo bene prezioso per sempre. Luca, questa è l'ultima sala, l'ultima parte del nostro giro sotterraneo di Camerano. Una frase che ho letto anche abbastanza sul web è che c'è più roba sotto Camerano che sopra. In effetti oggi mi hai dimostrato che per la gran parte è proprio così. Qui siamo in un'ulteriore sala, ancora diversa rispetto alle altre. Questa sembra veramente una chiesa, una cattedrale in confronto alle altre. Sì, questa di fatto è una sala di cui abbiamo certezza che sia stata un luogo di culto, una chiesa. Nasce probabilmente sopra le tracce di un tempio paleocristiano, di una vecchia chiesa paleocristiana molto antica, ed è strutturata proprio come una chiesa ad una navata, ha un suo altare, un suo coro e addirittura sotto l'altare principale c'è un abside. È di fatto identica ad una chiesa sul modello di quelle romaniche che possiamo trovare in superficie in ogni angolo della nostra regione. Con una cripta sotto? Una cripta sotterranea sotto l'altare principale, costruita proprio con tutti i canoni della chiesa. E ci sono stati fatti, è stato luogo di culto sicuramente fino a prima della Seconda Guerra Mondiale, comunque è un punto di riferimento qua per Camerano, perché comunque oltre ad essere uno degli ambienti più belli e più sofisticati dal punto di vista architettonico, è stato anche un punto di interesse spirituale. Abbiamo conosciuto Camerano, abbiamo visitato le sue grotte, abbiamo visitato i suoi tesori. Camerano è un borgo veramente meraviglioso, ai piedi del Monte Conero. Qui non si possono ritrovare quelle che sono le caratteristiche di un borgo medievale, in quanto non ci sono più le cinta murarie, non c'è più un castello, una rocca. Però i sapori del Medioevo si possono comunque respirare e si è a quattro passi dal mare e dalla riviera del Conero. Veramente un posto magnifico. Vi invito a venirlo a visitare e a scoprire le sue meraviglie.